Che organismi interessanti sono i funghi, così essenziali all'equilibrio della natura. Si potrebbe pensare che, nonostante le loro forme variegate, siano simili nel modo in cui si nutrono. Ma non è così. Questi, che crescono sul tronco, sono chiamati funghi parassiti. Si sviluppano all'interno di un organismo vivente, come un albero, e ne sottraggono il nutrimento danneggiandolo, talvolta mortalmente. Tra quelle foglie laggiù è possibile vedere altri tipi di funghi. Si chiamano saprotrofi e si nutrono di materia organica ormai morta, come foglie, rami, alberi o anche resti di qualche animale. Svolgono un ruolo essenziale nell'ecosistema perché rappresentano i principali agenti della decomposizione della materia organica. Sono capaci di demolire la materia organica riportandola a materia inorganica, liberando nel suolo elementi semplici come anidride carbonica, acqua e sali minerali, mettendoli a disposizione delle piante, il primo anello della catena alimentare. Quelli che crescono vicino a questo bell'albero, invece, sono dei deliziosi porcini. Si tratta di funghi simbionti. Si sviluppano nel terreno e si legano con le radici delle piante. Queste zone di contatto si chiamano micorrizze e attraverso esse avviene uno scambio di nutrienti tra pianta e fungo che avvantaggia entrambi. Affascinante, non trovate?